e andiamo a vedere che cosa, quali sono le novità, entriamo nel merito degli interventi che riguarderanno il portale bibliografico di The Web, che oggi noi vedremo appunto in questa versione test demo interna e che sarà pubblicato online a partire da metà mese. La parola ora a Silvia Tichetti, che molti di voi già conoscono, si occupa di catalogazione all'interno del nostro polo e segue insieme a noi il gruppo di lavoro allargato che abbiamo, tutti gli sviluppi che riguardano The Web. Grazie Silvia. Grazie. Allora, io entro nel merito del portale The Web. Il nuovo accordo firmato dall'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, che in questa mattinata è stato sviscerato e di cui molto si è parlato, ha portato ad una enorme evoluzione nell'ambito di The Web per quanto riguarda i beni librari. The Web diventa sempre di più il portale bibliografico nazionale delle biblioteche ecclesiastiche. L'evoluzione ha riguardato innanzitutto i dati bibliografici, ma non solo, perché vedremo insieme che la sezione beni librari di The Web è stata arricchita con nuove funzionalità e caratterizzazioni di ambito. Il focus resta la semplificazione della restituzione delle informazioni per l'avvicinamento all'utente meno esperto, ma i nuovi arricchimenti e le nuove funzionalità permetteranno, quello che io spero, anche al lettore abituato a navigare per OPAC di sentirsi nuovamente a casa. Come diceva Don Valerio questa mattina, The Web ha un po' disorientato chi era abituato a PBE, si è trovato un po' fuori contesto. Le nuove implementazioni che andremo a vedere, le nuove funzionalità, potranno aiutarlo, spero, a trovarsi nuovamente a casa, una casa più affollata, con più coinquilini, in cui condividere la familiarità del lavoro anche ordinario e della distribuzione delle informazioni, che è quello che The Web fa. Per poter consentirvi di apprezzare al meglio quello che sarà The Web domani, faremo insieme un viaggio in quello che è stato The Web fino ad oggi e quello che sarà a partire dal 15 marzo, dalla fine della prossima settimana, in cui quello che oggi presentiamo andrà in linea e sarà a disposizione. Ci tengo a dire che quello che è stato il The Web fino ad oggi in realtà risale a novembre scorso. Il restyling di The Web, il nostro The Web ancora non è diventato un fantasma, come diceva Agnese. Sono pochi anni che è in produzione, questo è il quarto grosso restyling e in questo caso apporta nuove funzionalità. Da novembre ad oggi vedremo nuove potenzialità per quanto riguarda l'ambito librario e anche per alcune cose la grafica. Questo è The Web che conoscete e che oggi è l'interfaccia del polo SBN di biblioteche ecclesiastiche. Da qui anche un po' la confusione tra The Web e PBE, perché questo fino ad oggi The Web per l'ambito librario è effettivamente stato. Il polo SBN di biblioteche ecclesiastiche è coordinato direttamente dall'Ufficio Nazionale e ha portato ad SBN, al circuito del Servizio Bibliotecario Nazionale, ad oggi oltre 220 biblioteche, un numero che è sempre in continuo incremento e anche ora sta continuando a crescere. Parliamo di 400 operatori abilitati alla catalogazione, parliamo di quasi 2 milioni di copie in catalogo, già disponibili in The Web. Copie vuol dire descrizioni di libri che sono messe a disposizione attraverso The Web. La principale innovazione del progetto è la sua struttura interdisciplinare, di cui si è già ampiamente parlato questa mattina, ma che adesso vi faccio vedere insieme. Le descrizioni bibliografiche sono valorizzate dalla struttura trasversale che mette insieme beni storico-artistici, architettonici, archivistici e anche istituti culturali. Dalla home page di The Web, impiccolisco un po', è possibile fare una ricerca
per esempio cerco Alfieri, e ottenere risultati piccolisco un po' perché non è tanto importante che leggiate bene le parole, ma che vi mostro un po' qual è la struttura, avere la visibilità del portale. Questa nostra ricerca ha restituito i risultati corrispondenti alla parola cercata nei diversi ambiti gestiti e nei diversi beni presenti nel portale. Risultati che è possibile vedere in elenco, che è possibile filtrare territorialmente o per cronologia, che è possibile anche visualizzare su mappa. O per timeline, sempre mantenendo la caratterizzazione della trasversalità e quindi dell'interdisciplinarità. Quelli che vedete in giallo sono i beni librari, i beni architettonici e le opere d'arte. È possibile anche filtrare per l'ambito di interesse. La pagina beni librari, fino ad oggi, ha avuto graficamente, sempre vi piccolisco un po' per darvi meglio l'idea, anzi proviamo anche a fare così, no? ha la fisionomia in analogia con le altre sezioni del portale, quindi una grossa importanza alla ricerca avanzata, alla ricerca semplice, scusate, alla ricerca semplice che nell'ambito dei beni librari consente già un primo filtro per livello bibliografico. Due ricerche di ambito caratterizzanti, una ricerca per mappa che a seconda del bene, dell'ambito va direttamente sui beni o sugli istituti. Nel caso dei beni librari la ricerca per mappa valorizza le biblioteche del PBE attualmente. Rilevanza e evidenza ai percorsi, di cui Francesca ci ha parlato e che poi dopo di me Emanuele vi farà vedere qualche esempio, percorsi costruiti e redatti direttamente dagli istituti o dalle diocesi che danno valore ai beni contenuti nel web, uno spazio dedicato agli eventi che gli istituti sul territorio organizzano o alle novità di ambito che sono importanti per il settore e spazi di approfondimento, sempre di ambito. In analogia appunto con le altre home page di settore. Faccio caricare la mappa. Cosa sarà? Beh, web da domani. Innanzitutto la più importante evoluzione, come abbiamo detto, è quella dei beni librari, del bacino dei dati bibliografici di riferimento. Non parliamo più dell'interfaccia del PBE, ma parliamo del portale bibliografico nazionale delle biblioteche ecclesiastiche. Entrano in web i dati bibliografici e anche gli istituti che li conservano ad oggi 500 biblioteche ecclesiastiche che aderiscono all'SBN a prescindere dal polo di adesione, a prescindere dal polo di appartenenza. Parliamo di 500 biblioteche per quasi 6 milioni di localizzazioni provenienti da Indice. Del caricamento dei dati si occupano direttamente, così rispondo anche in modo un pochino più tecnico a una domanda che è stata fatta nel corso della mattinata, del caricamento dei dati si occupano in modo diretto l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali in coordinamento con l'Istituto Centrale. Nessun peso grava né sui poli territoriali né tantomeno sui singoli istituti. Unico prerequisito, come è stato già chiarito questa mattina, richiesto agli istituti è che la loro scheda anagrafica sia presente e anche correttamente aggiornata in web e quindi nel portale degli istituti culturali. La potenzialità della navigazione trasversale che abbiamo appena visto è estesa quindi alle collezioni di tutte le biblioteche ecclesiastiche aderenti ad SBN. Ad oggi rispettano i requisiti di pubblicazione in anagrafe 385 biblioteche. I numeri che abbiamo dato questa mattina sono stati sempre molto, molto ballerini,
Questo è il dato finale dell'ultimo aggiornamento, ma non è un dato definitivo, perché settimana per settimana queste informazioni vengono a modificarsi, sia i dati bibliografici, sia i dati di localizzazione e anche i dati del numero degli istituti. Ogni qualvolta un nuovo istituto ecclesiastico si configura ed entra a lavorare in un nuovo polo SBN, sarà a cura dell'ICCU comunicato al nostro sistema e le loro correzioni verranno dalla settimana successiva, se la loro scheda anagrafica è già posto nel portale istituti culturali, la loro correzione sarà immediatamente visibile con aggiornamento settimanale in BeWeb. L'aggiornamento dei dati a livello di SPN avrà cadenza settimanale. L'aggiornamento dei dati da BBE resta giornaliero. Questa nuova prospettiva del portale bibliografico è da subito messa in evidenza nell'home page, dove sono fornite le informazioni sulla banca dati di riferimento, dove sono testi di approfondimento e anche il link diretto alla convenzione che oggi stiamo festeggiando e che ha consentito tutto questo. Restano centrali in evidenza, le informazioni fornite sul polo SBN di biblioteche ecclesiastiche, che è una costola fondamentale dei progetti dell'ufficio e sui quali si continua a lavorare e creare servizi. Ma l'evidenza in BeWeb è a tutte le biblioteche di SBN. Le biblioteche, come istituti, sono interrogabili, sono valorizzate e interrogabili territorialmente con filtri. Scusate, Adonetta, perché aspetto che il sistema mi segua. Con filtri che arrivano fino alla provincia. Per massima trasparenza, la banca dati di riferimento di BeWeb è sempre esplicitamente dichiarata, cioè questo numero ballerino delle biblioteche è sempre aggiornato e esplicitamente dichiarato. In home page abbiamo anche l'elenco specifico delle biblioteche prossime all'attivazione, cioè l'elenco di quelle biblioteche che aderiscono all'SBN ma che non hanno ancora la scheda correttamente sistemata in anagrafe e che in attesa della loro sistemazione e non appena saranno sistemati vedranno anche loro la loro collezione direttamente confluire nel portale. Ricordo che i dati della banca dati di anagrafe, oltre ad aggiornare, come è già stato detto, la banca dati nazionale dell'ICCU e quindi questa campagna di aggiornamento sarà anche di giovamento per i dati dell'Istituto Centrale, ma è anche la base della costruzione delle molte app di Chiesa Cattolica, tra cui anche un'app specificamente dedicata agli istituti culturali, AICE, che mette insieme e fa fluire biblioteche, archivi e musei. I grossi numeri di cui parliamo hanno innanzitutto richiesto una evoluzione nell'infrastruttura del portale. Il sistema di indicizzazione è stato modificato ed ora Solar Cloud. Al momento questo sistema di indicizzazione si riferisce alla banca dati libraria. Progressivamente, nel corso dei prossimi mesi, andrà ad estendersi a tutti i beni del portale. E vediamo ora il nuovo assetto, la nuova pagina di BeWeb Beni Librari. In evidenza viene data rilevanza da subito, come negli OPAC più comuni, alla collezione.
sia all'aggiornamento della collezione con gli ultimi arrivi in catalogo, sia alla movimentazione della collezione con i libri più consultati. L'aggiornamento, gli ultimi arrivi in catalogo, fa riferimento chiaramente alla data di catalogazione e fa riferimento alla banca dati complessiva di tutte le biblioteche SPN. I dati relativi alla consultazione invece fanno riferimento attualmente al sistema di circolazione di CEBIB, che è il sistema che mette online, che offre online il servizio di prestito alle biblioteche del PBE. Ma a brevissimo, e questa è una comunicazione che non abbiamo ancora mai anticipato ai tanti colleghi del PBE che sono qui presenti, a brevissimo sarà a disposizione un modulo di circolazione che lavorerà direttamente dentro BeWeb. Quindi i dati di consultazione saranno direttamente gestiti da BeWeb. Questo modulo di circolazione, rubo pochi minuti alla presentazione di BeWeb per dire qualche caratteristica, perché risolve molte delle esigenze che ci sono state manifestate con l'utilizzo del modulo di circolazione attuale che avevamo nel gestionale. Prima di tutto la personalizzazione delle condizioni d'accesso e poi soprattutto una gestione non solo delle funzioni del prestito, ma anche della consultazione. Le biblioteche ecclesiastiche e le biblioteche religiose hanno peculiarità diverse dalle biblioteche pubbliche, in molti casi suppliscono a biblioteche pubbliche e quindi fanno un vero e proprio servizio di pubblica lettura. In molti casi però sono biblioteche e istituti di conservazione, soprattutto conservativi. È un modulo di movimentazione, quindi non solo di circolazione verso l'esterno, ma un modulo di conservazione, di movimentazione, che gli consenta di gestire non solo il prestito ma anche la consultazione in sala, è un'esigenza sentita che speriamo di andare a sciogliere a brevissimo. I lettori che sono accreditati, che saranno accreditati con il nuovo modulo di circolazione, avranno anche un'area riservata all'interno di BeWeb e quindi delle potenzialità di servizi, alcuni messi subito in linea dopo la messa in funzione del modulo stesso, quindi tra pochissimo, altri invece sui quali stiamo lavorando e che progressivamente verranno messi in linea. L'area riservata del lettore consentirà anche di gestire i propri dati personali, anche con la possibilità di un aggiornamento autonomo da OPAC da parte del lettore. Consentirà chiaramente di cambiare la password. Altra importantissima novità sentita e richiesta del portale è l'implementazione della ricerca avanzata. L'implementazione più sentita dai catalogatori e dai lettori, quelli che navigano per OPAC e fanno poi della navigazione, della ricerca delle informazioni un po' un mestiere, era la ricerca avanzata. Si tratta di una ricerca avanzata con molte funzionalità che consente di costruire la nostra ricerca scegliendo da campi, scegliendo criteri di ricerca più elenco molto, molto fornito, che fa aggiungere o eliminare semplicemente i campi di ricerca, che consente di individuare gli operatori booleani, anche di ordinare per scegliere il criterio di ordinamento o il numero dei risultati per pagina. Facciamo un esempio. Faccio una ricerca per titolo, scusate, e visualizzo un result set che è come avete visto. E visualizzo un result set di ambito con un parterre ricco di faccette bibliografiche, intanto ve li descrivo, c'è la faccetta bibliografica per nome, per tipologia, eccetera. Consente anche le visualizzazioni classiche e caratterizzanti del portale del web, quindi per mappa e per timeline. La ricerca avanzata consente anche numerosi filtri di ricerca per anno di pubblicazione, livello bibliografico, tipo di documento, presenza di illustrazioni, lingua paese e soprattutto mi soffermo un attimo sulla possibilità di filtro per istituto di conservazione, per biblioteca, perché non solo consente di individuare uno dei 300 e passa oggi istituti, potenzialmente 500 istituti da un elenco,
consente anche di individuarlo per codice, codice CEI, codice ISIL, codice SBN, quello che volete, qualora lo conosciate, ma consente anche, soprattutto, questa forse è una novità, di filtrare per area geografica. Cioè io posso cercare il mio titolo, la pubblicazione che mi interessa, e chiedere al sistema di verificare se nella mia regione di residenza c'è almeno una biblioteca ecclesiastica che la possiede. E ora andiamo a vedere la scheda bibliografica. Anche sulla scheda bibliografica il lavoro e lo sforzo che è stato fatto in questi mesi di sviluppo e di implementazione è stato molto importante. Innanzitutto ci si è mossi nella logica di migliorare la visualizzazione delle informazioni e di semplificarle per il lettore meno esperto. Quindi una parte iniziale di presentazione di informazioni minime che riguarda l'autore principale, il titolo, il complemento del titolo e l'area della pubblicazione, ma anche qualora presenti il numero dell'edizione o l'appartenenza ad una monografia più superiore, quindi nel caso di opera a livelli, uniche informazioni subito messe a disposizione e, come potete vedere, in gran parte liberate dalla punteggiatura ISBD, tanto cara a noi catalogatori, ma poco, pochissimo interpretabile dal lettore. Peculiarità, caratteristiche già presenti nell'attuale per web sono non solo un result set che resta sulla scheda e che ci consente a scheda aperta di navigare tra i risultati, ma anche e soprattutto la geolocalizzazione delle copie. Gli istituti di conservazione di questa pubblicazione che mi interessano sono restituiti sia all'elenco che direttamente visibili su mappa. Per quanto riguarda le copie del BBE, anche graficamente e cromaticamente sono da subito fornite le informazioni sulle condizioni di circolazione. Cioè io posso verificare e visualizzare da subito gli istituti nei quali questa pubblicazione è libera al prestito e gli istituti nei quali la conservazione non è libera per un prestito, ma è libera comunque per la consultazione. Attenzione. Nei box di informazione, in questo c'è stato un grosso miglioramento rispetto all'ambiente precedente. Sono fornite tutte le informazioni utili al reperimento sull'esemplare, quindi i dati di collocazione, inventario, barcode, ma quando presenti anche le note di esemplare che mancano nel web attualmente in linea e le informazioni sul fondo. L'utente, il lettore, mi piace di più, il lettore abilitato può anche prenotare direttamente dal web il prestito o la consultazione in sala. 5 minuti. L'accesso alla biblioteca, direttamente al sistema alla scheda anagrafe, consente all'utente di verificare se questa pubblicazione, di verificare l'orario di apertura o i recapiti della biblioteca. Intanto che lui ci va, io vi faccio vedere invece copie. Di biblioteche provenienti da SBN. Che come vedete sono qui visualizzate, non hanno informazioni specifiche di inventario. Scusate, torno indietro perché lui ci mette troppo e io invece ho solo 5 minuti. Questa è la scheda anagrafica dell'istituto. Intanto vi dico, le copie che provengono da SBN, quindi da biblioteche non PBE, consentono comunque l'accesso diretto alla scheda anagrafica della biblioteca per poter verificare le informazioni di orario, recapiti, eccetera.
non contengono però attualmente le informazioni relative alla collocazione e alle condizioni di disponibilità, perché queste sono informazioni non gestite direttamente dall'indice, ma dai poli territoriali, e quindi non ci sono arrivate. Ma il lettore di BeWeb può comunque facilmente e agevolmente ricorrervi. Esatto, e ora ve lo faccio vedere, l'avete già intuito, con il link diretto all'OPAC territoriale. E credo che in questo esempio io abbia a disposizione anche la biblioteca Oasis di Perugia. I dati saranno già direttamente della domanda di questa mattina, sbaglio? I dati sono direttamente già nel portale in linea dalla prossima settimana e le condizioni di circolazione per, questa, per le sue pubblicazioni il lettore di BeWeb potrà direttamente trovarle nel suo OPAC territoriale. Corro, ma faccio vedere quella che è le informazioni sulla, sui dettagli del bene. Va bene l'informazione semplificata, va bene l'avvicinamento al lettore meno esperto, ma BeWeb vuole, nell'ambito della, vuole dare il meglio e far trovare casa anche a tutti gli utenti più esperti. La scheda bibliografica è completa, viene visualizzata sia per etichette che per formato MARC. E il lavoro sulla visualizzazione delle etichette è stato molto migliorato in questa nuova versione e sono ancora in corso i nuovi miglioramenti per la visualizzazione dei dati, etichette, relazioni sempre, sempre esplicite e direttamente in legame alla, alla scheda F. Vi faccio vedere un esempio più compiuto, un esempio di libro antico che è stato utilizzato dalla Biblioteca Diocesana di Lodi per uno dei percorsi presentati, l'ultimo percorso bibliografico presentato a, lo scorso novembre, dove il libro antico in questione, tanto ne prendo il titolo, ha una, diciamo, una mole di informazioni bibliografiche molto importante, anche collegamenti con possessore, con possessori precedenti che aiutano a far capire meglio il lavoro fatto. Questo è un libro antico e nei dettagli del bene potete apprezzare meglio il grosso lavoro, lo sforzo che stiamo facendo per una migliore lettura e leggibilità delle informazioni bibliografiche. Le etichette sono relazionate, qui ci sono anche legami ai possessori e nel caso specifico le informazioni, ecco, anche l'edizione, l'editore, la lingua, in questo caso vedete anche la navigabilità tra livelli e nel caso specifico i possessori, il grosso studio fatto dalla Biblioteca di Lodi sui, sui possessori ha anche consentito di avere schede specifiche di entità per questi che sono personaggi locali, quindi di poca diffusione a livello quantitativo, ma di alta qualità, di alta importanza a livello invece territoriale. In particolare questo, questa entità, sto aspettando, non va detto, sto aspettando che si carica in alto a destra l'ambito gli ambiti rappresentativi, perché questa è una F che è rappresentato non solo nei beni librari, che nel caso specifico non ha, di cui non, è, non ha responsabilità autoriale, ma li ha posseduti, ma anche rappresentato da fondi archivistici, quindi possiamo anche verificare il fondo di Giovan Battista Rota, il fondo personale, è stato descritto nel CEGAR, è presente nel nostro sistema di BeWeb e ci consente quindi questa navigazione trasversale a partire dalla scheda bibliografica.
concludo. Allora, solitamente negli ultimi convegni concludiamo sempre parlando di quello che non siamo ancora arrivati a fare, ma che stiamo già, che stiamo già progettando. Alcune delle cose che vi vado ad elencare sono praticamente pronte. Parliamo del modulo di movimentazione per le biblioteche del PPE, di cui ho già anticipato qualcosa. Parliamo dell'ampliamento dei servizi ai lettori accreditati, abbiamo visto la gestione dei prestiti, dei propri dati personali, ma a seguire parleremo per i lettori accreditati anche di salva ricerca, salva preferito, aggiungi commento, restituisci feedback, eccetera, e altre funzioni, diciamo, social di questo tipo. In programmazione ci sono poi ancora interventi sulla scheda libro, che è sempre perfettibile e sempre migliorabile, quindi parliamo di valorizzazioni delle relazioni all'entità, cioè la relazione all'entità, alla F, abbiamo visto attualmente essere presente direttamente nei dati di dettaglio della scheda, quindi ad un uso specifico del catalogatore, del lettore più abituato. Vogliamo dare una rilevanza diversa che faccia arrivare a quegli AF, grafica intendo, anche chi la scheda di dettaglio non la va a guardare perché non è interessato. Quindi maggiore evidenza alle schede AF collegate e maggiore valorizzazione alle relazioni dell'entità. In PPE, quando parlo quindi del lavoro di catalogazione del polo SBN curato dall'ufficio, non si è ancora iniziato, ma a questo punto lo faremo prestissimo, un lavoro specifico della specifica del ruolo in relazione tra l'entità e la pubblicazione. Questo è quello che andremo a fare perché ora il nostro OPAC è pronto per accogliere e visualizzare, esplicitare le etichette. Suggerimenti possibili ad altri beni, collegamento con il modulo IL di SBN, il modulo di circolazione di cui abbiamo parlato non conterrà in primo step le funzioni di prestito interbibliotecario perché vorremo con più calma ragionare sul prestito interbibliotecario e ragionare su un possibile colloquio con l'IL di SBN. L'estensione a cataloghi esterni, attualmente c'è, non ve l'ho fatto vedere, c'era già precedentemente l'estensione al catalogo di SBN, cioè se trovo la pubblicazione ma tra le biblioteche ecclesiastiche vicine a me territorialmente non ce n'è nessuna per me raggiungibile, direttamente posso andare a verificare se tramite il catalogo SBN trovo biblioteche di altra tipologia civiche o di altra tipologia di ente amministrativo che invece mi sono più vicine e più utili per reperire l'informazione. Reference online, estensione anche agli altri ambiti di servizi minimi di utente registrato, quindi parlo anche di ambito storico-artistico, architettonico, artistici, eccetera. E applicazione sempre agli altri ambiti del motore di ricerca di indicizzazione, che attualmente è riservato esclusivamente ai beni librari. Anche l'obiettivo, questo è già stato detto da Francesca, l'obiettivo di unificazione delle collezioni che oggi unifica le collezioni di SBN non è comunque concluso, perché in questa prospettiva i prossimi passi saranno manus online per iniziare, ma poi anche l'inclusione delle provenienze degli esemplari delle biblioteche ecclesiastiche italiane presenti in MEI e la descrizione e l'inclusione dei fondi fotografici conservati negli istituti ecclesiastici, sui quali anche nei prossimi mesi si inizierà a lavorare. E le tesi di laurea, esattamente, questo perché le tesi di laurea del PBE sono chiaramente già all'interno di BeWeb, questa è una tipologia di materiale non condivisa con l'indice, perché parliamo di letteratura minore, di letteratura grigia, e quindi non ci vengono direttamente esportate dall'indice, chiaramente, ma sono in corso degli studi ad iniziare con la Facoltà Teologica di Padova per poter trasferire le informazioni bibliografiche delle tesi di laurea di quella facoltà direttamente nel catalogo di BeWeb. Potenzialmente questo studio di mappatura che è stato fatto ad oggi per lavorare con SBN potenzialmente è ormai, diciamo, facciamo finta sia consolidato, è terminato e estendibile a banche dati anche esterne.